Il sindacato SNALB-CONFSAL torna a fare leva sulle problematiche che riguardano i lavoratori RMI e a seguito dell'incontro del mese di giugno scorso evidenzia l'importanza del ruolo svolto da questa categoria di lavoratori all'interno delle rispettive amministrazioni comunali e sottolinea come un'interruzione della loro esperienza lavorativa, anche se per poche settimane, metterebbe in grosse difficoltà le amministrazioni nell'erogare tutti i servizi che vengono garantiti grazie alla loro presenza. Nel comunicato il sindacato sottolinea che il carico economico grava al momento sul bilancio della Regione Sicilia. Di conseguenza, il mancato prosieguo della loro attività costringerebbe i comuni ad esternalizzare tali servizi utilizzando propri fondi che graverebbero sui loro già precari bilanci. Inoltre, tenuto conto del fatto che il progetto impegna circa 1.000 lavoratori nelle province di Caltanissetta ed Enna, che da 20 anni svolgono mansioni essenziali presso i comuni di appartenenza, si è evidenziata la necessità di predisporre tramite la Commissione Finanze e Lavoro un piano economico finanziario per la stabilizzazione degli appartenenti alla categoria. Pertanto, tramite l'assessore alla famiglia e al lavoro Marielle Polito, sono in fase di studio tra lo SNALB-CONFSAL e gli organismi regionali degli emendamenti finalizzati a trovare una soluzione definitiva che vada nella direzione della stabilizzazione, riconoscendo alla categoria lo status di lavoratori con un contratto collettivo nazionale di lavoro.